Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo incontro e oggi siamo qui con Annalisa Pompeo direttamente dalla Sicilia, quindi dai vulcani del nord passiamo ai vulcani del sud. Annalisa viene da un piccolo centro in provincia di Agrigento, Favara, che si è connotata come centro innovativo ed esperienziale. E ora Annalisa ci racconterà un po' della sua esperienza. Annalisa ha fondato Go Sicily, una cooking experience, e è stata nel 2021, ha vinto il premio come migliore imprenditrice siciliana bandito da Confcommercio Catania. Quindi abbiamo Annalisa Pompeo, adesso vediamo il video della sua esperienza del prodotto, diciamo, di Joint Place che le ha sviluppato. Domanda ad Annalisa che ci racconterà come ha creato questo prodotto, ma soprattutto come lo sta commercializzando negli Stati Uniti. La ricchezza dell'agnello Pasquale. Raccontaci un po' qual è stato, diciamo, il tuo percorso formativo e lavorativo, come sei diventata una persona e ci racconti un po' della Dove iniziare, Lina? In base, io sono studente del lavoro, laureato in economia aziendale, con un master in risorse umane e lavoravo nella formazione professionale in Sicilia da 10 anni. Però a un certo punto della mia vita, cioè della mia età, mi sono resa solo mamma di 2 bambini, che adesso hanno 12 e 10 anni, ma a un certo punto della mia vita mi sono resa conto che volevo fare qualcosa per me stessa, per i miei figli e per la mia terra. E il lavoro che facevo, onestamente, non lo rappresentava. Allora ho cercato di raccogliere un po' le mie passioni, ho detto cosa posso fare? Una mamma, due bambini piccoli. Quali sono le mie passioni? Perché sono cresciuta in una famiglia, i miei nonni paterni erano dei contadini, quindi sono cresciuta nella cultura contadina, sono cresciuta circondata da gente che cucinava non soltanto per sfamare l'economia italiana,
che devi piacere di non condividere il cibo. E allora sono cresciuta così, con il piacere di cucinare. Un'altra motivazione è imparare la lingua, non avere limiti. Purtroppo sappiamo che quando studiamo le lingue che a scuola, non sempre, o quasi sempre, siamo abili dopo a comunicare, se non una giornata di esperienza sul campo. E da lì quindi ho iniziato a mettere queste due passioni insieme e ho fatto mi sa che mi serve, cioè da trasferire i miei saperi, i miei supporti della terra a persone che in qualche modo potrebbero venire da noi. E quindi da lì ho iniziato a capire se esistesse questa cultura professionale. Ho visto che anche negli Stati Uniti d'America andava già da tempo, all'inizio pensavo di aver scoperto un nuovo lavoro, ma era un nuovo forse lo spettacolo, poi immaginare di andare livello. E abbiamo iniziato con i corsi di cucina, insegnando gli arti della donna a chi volesse proprio scoprirmi e scoprirmi. Per le arti della donna prendiamo i piatti anche spagnoli, gli arti, i bizantini, i greci, i romani, la Sicilia, gli insieme, ma in Sicilia anche le classi, la Vega, i porci, no? È un insieme di tante culture, di tante persone, ma la verità è che anche la Sicilia lo è, perché abbiamo avuto così tante di quelle influenze che le ritroviamo anche del cibo, ogni giorno. Quindi, non so, la patronata che mia nonna ha fatto sempre da una vita ha ritratti arabi, ha ritratti spagnoli. Quindi, dietro a ogni piatto che io preparo e condivido con i miei ospiti, c'è anche un sorrisetto, c'è anche un racconto da raccontare, non solo preparare il piatto. Perché facciamo esattamente? Perché le chiamiamo così a Pettampico? Chi lo sa poi? Perché gli abbiamo un amico che è un uccello e noi siamo le sarde per fare l'uccello, per fare le sarde del Pettampico? Un costo di cucina a casa se ti risponde. Mi sono risparmiata un po' di cucina. Le sarde del Pettampico si chiamano così perché il Pettampico è un uccellino di ogni tipo. E nel passato, i turisti, i signori che lo necessitavano nell'area rurale, andavano a caccia di questo uccello che si chiamava proprio Pettampico. E lo facevano di ingredienti come l'abbracciato, la pasta, il formaggio, aglio, prosciutto, limone, arancia, no? I poveri però non è che potevano perdere tutto questo tempo e quando erano permessi di comprare il successivo di Pettampico. Quindi hanno sostituito il l'uccellino con un pesce duro, la sarda, in cui il mare mediterraneo ne ha in abbondanza. Quindi da lì nasce la sarda del Pettampico e per questa ragione viene lasciata la fatina in su per far somigliare a un cellulo. Quindi capite questo piccolo esempio per far capire un po' che dentro di un piatto c'è un sorridente, c'è una storia, c'è una stratificazione di cultura. Ed era proprio quella che doveva nascere, quella non solo da preparare da mangiare, ma trasmettere l'emozione e un livello di piano vita che con gli anni abbiamo perso il senso della comunità. Quando è triste vedere delle famiglie come un tavolo, 5 persone con 5 telefoni e non c'è comunicazione. Mettendosi a tavolo con tavolo, facendo la nostra festa, è ovvio che non deve parlare, si scambia con le opinioni, si ritorna per il popolare domestico che ormai quasi si è dimenticato. Quindi senza questo. Quindi attraverso questa tua ma si è tempo poi avvicinata alla testa e a un turismo differenziale, diciamo, secondo il cittadino. E quindi poi abbiamo cercato di, diciamo, esattamente, è stato scoprire la media, scoprire il testo, perché mi chiedevo, ok, io mi sto creando da sola, sto cercando di fare quello che sento di fare, è possibile mai che non esista
questa, un modello, una scuola, qualcuno di chiare come fare. E fortunatamente, durante la pandemia, lo scopertore è subito iniziato a frequentare questi corsi che sono stati per mi hanno affezionato molto, dandomi anche un bello, ed è quella storia di te. Perché dietro quel video che aveva cercato il suo quarto, ritrattato anche la voce, solo nel girarlo, nel pensare di te adesso, perché c'è un pensiero, una base, a seguire dei criteri. Esattamente. Ecco, tu la metti non è scoperta davvero, non solo diciamo metaforicamente con il modello Artest, ma anche tantissimamente, nel senso che io so che tu sei stata naturissimo in America, e ecco una cosa ora che vorremmo che tu ci raccontassi come hai sviluppato la tua attività di proprio commercializzazione negli Stati Uniti, sia attraverso il tuo che stai a fare a domicilio negli Stati Uniti, ma anche durante la pandemia ti sei inventata questa modalità di commercializzazione in distanza, che erano le video di classe e poi addirittura le video di classe, quindi raccontaci ecco come hai sviluppato questo progetto e raccontaci anche quali sono stati i vantaggi anche le difficoltà di mettere appunto una promo commercializzazione nella quale ti che in qualche maniera proattivamente vai a cercare un cliente di un affare. Grazie. Tutto parte dal fatto che io parlo completamente a un taglio americano e quindi gli americani sono, se vuoi mettere mai avuto a parte della parte del turismo, americani già sono molto più. Quindi all'inizio venivano da me a fare dei corsi di cucina e successivamente mi hanno detto che mi sentivo per la casa nostra a far condividere e condividere proprio quello che stava facendo in Sicilia con i nostri amici. E io in maniera leggera scherzosa ho detto why not? E allora per scherzo ho iniziato ad andare in America semplicemente per fare, perché ho capito in quel momento avevamo bisogno, c'è possibilità nell'aria, avevamo bisogno di continuare a promuovere il nostro territorio, perché possiamo parlare di tutte le bellezze del turismo e della stagione turistica, ma la stagione turistica è breve, ragazzi miei. Quindi dobbiamo in un certo modo continuare a promuovere anche nei mesi di magra, continuare a promuovere il nostro territorio. E come lo si fa? E allora sono andata in America, ho iniziato a dare anche una mano ai troverelli che avevo già incontrato e a dire ok, parliamo di Sicilia stasera, magari impastando un po' di cavatelli, e da lì si accende la scintilla con le persone per dire ok, siamo a New York, già proviamo l'emozione di avere una siciliana in cucina, perché è una tornata in Sicilia con le persone nuove per farlo vivere e vivere tutta la Sicilia. Quindi questa operazione parallela ha consentito di attivare un sistema che non riguarda soltanto l'analista europeo di grossissimi con i corsi di cucina, ma coinvolgere tutte quelle realtà, i piccoli produttori dove andiamo a fare i tour, no? I tour, il tour operator, i ristoranti, gli alberghi, perché queste persone vengono in Sicilia in ogni modo devono mangiare, devono dormire, devono fare altre attività che non siano quelle solo della cucina o del turismo. No? Raccontaci invece un po', siamo tutti curiosi di sapere quando vai in Stati Uniti, come ti sei creata questo portale e cosa fai fisicamente? Tu parti e parti portando il dietro in mano con una marea di cibo cucinato, sì, e poi arrivi lì e vai nelle case di Cristina. Sostanzialmente è successo questo, durante la pandemia ovviamente siamo stati tutti bloccati a casa, nessun cliente americano nella mia cucina, nessuna siciliana nella cucina degli americani. E allora ho detto, cosa posso fare? E
ho iniziato a digitalizzare i miei corsi di cucina. Già sono passati quasi 3 anni, no? Non so se vi ricordate che Amazon a quei tempi mi costringeva cose non essenziali. Quindi io non avevo nemmeno 3 piedi a casa. Mia figlia, che aveva quasi 10 anni, sotto quasi tortura, ho detto: amore, fai il favore alla mamma, mi puoi tenere il telefono perché devo fare un corso di cucina su Facebook gratuito per i miei amici. Era vedevate questa bambina, la città che si stancava, quella delle camere andava un po' su e giù, su e giù. Poi Amazon mi ha spedito 3 piedi e da lì ho iniziato a digitalizzare le corsi di cucina. Però cosa succedeva? I miei figli mi dicevano: ma mamma, tu non ci porti al mare, cioè mi dici che non lavoro, però sei sempre impegnata, insomma, com'è che dobbiamo fare? Cerca di monetizzare un po', faccio dare il succo. E allora ho iniziato a ragionare un po'. Questa volta ho assunto un videomaker che mi ha registrato i miei corsi di cucina pre-registrati, ovviamente, in cui io utilizzavo ingredienti selezionati da me dai piccoli produttori. Tutti i nostri prodotti li ho inseriti in una box, magari riusciamo a vederla da qualche parte. No, aspetta, vediamo. Qua? No. Forse questa. Eccola qua, la box. Questa è la box. E nella prima ondata del Covid, i prodotti sono a marchio dei produttori locali, dove io comunque andavo al Santoro, al Dino, quindi ho selezionato questi prodotti, ho registrato, ho creato un Telegram, ho registrato un video corso di cucina e ho creato questa box. Ma non finisce qui. Ho aperto una nuova compagnia, una società di export, la posizione di SRLS, ho aperto una posizione FDA, che è la posizione che è in pratica requisito essenziale in America per poter vendere dei prodotti lì. Ho cercato un FDA agent che mi rappresenta in America e ho spedito 200 di queste box in aereo, ancora pago i debiti. Per dirvi che non si fallisce mai, non si perde mai, si impara, no? Quindi non scoraggiatevi, perché ovviamente spedendo via aerea, immaginatevi i costi di queste box. Però vi dico pure che prima del loro arrivo queste 200 box erano già tutte vendute. Ecco, vediamo il sorriso di una signora che ha venduto la cosa vostra. Esatto. Perché erano vendute? Per diversi motivi. Primo, forse perché avevo, e gli americani, ad oggi io lo dico sempre, sono dei grandi supporters. Loro dicono sempre you can do it, no? Quindi vedendomi in quel momento sono stata sommersa anche grazie alle video cooking class fatte da mia figlia Chiara, sono stata sommersa da mail: come ti possiamo supportare, come possiamo aiutarti. Quindi quando io feci questo post non si sapeva ancora il prezzo, non si sapeva niente, dovevano arrivare, loro le hanno preordinate. Io ho fatto un sold out di 200 box subito, appena sono arrivate. Secondo, credo che sia un prodotto innovativo, perché all'interno di ogni box... Ecco, questa è la cosa importante. All'interno di ogni box c'è un QR code. Adesso siamo abituati ad andare al bar e scansionare, però sembrano secoli fa, però non era così scontato. Tramite questo codice QR io apparivo nelle loro cucine e dicevo: grazie per aver acquistato questa box, prendete l'olio, prendete la farina e facciamo un po' la pasta. E quindi abbiamo creato questo sistema e tutti erano entusiasti. Ovviamente potevano, le lezioni erano registrate in inglese con i sottotitoli in italiano e quindi ho anche intercettato quella fetta di clienti che volevano imparare un po' di italiano e se non contenti potevano anche scaricare un download sotto un PDF con le ricette scritte sia in italiano che in inglese.
essere. Quindi non c'ero io fisicamente, ma la mia essenza era là. Quindi facevo lezioni di cucina e di italiano insieme, praticamente. Meravigliosa, meravigliosa. Per questo progetto, cara Rita, come tu pensai, è uscito un bando detto dal commercio di Catania, a cui io ho partecipato, e si premiava la donna imprenditrice più resiliente in questi anni bui. E quindi io nel 2021 l'hai vinto tu. E nel 2021 l'ho vinto io. Questo mi ha permesso di avere un prestigio enorme e di continuare a fare delle cose online, perché poi io pensavo, no, facevamo tutti i corsi a stessi online. Odiavo Maurizio ad un certo punto, non lo sopportavo più, ma non per te Maurizio, per te le lezioni. E così pensavo che mi odiassero, perché dicevo, la gente sarà nauseata di vedere una faccia dietro uno screen. Quindi questi corsi di cucina online saranno un'ondata, no? Saranno un'eterna. Invece no, ragazzi miei, perché subito dopo che è passato poi il momento buio, i due operatori mi hanno chiesto i corsi di cucina online. Quindi, perché? Perché quando non sei più obbligato a stare a casa a vedersi, no? Poi ti viene voglia e dici, no, sai che è una cosa carina, specialmente per gli americani che sono sparpagliati in diversi stati del continente, dicono, magari uno vive a Chicago, uno vive a Miami, l'altro vive a New York, diversi fusi orari, sai che ti dico? Va bene, facciamo un corso di cucina. La Deloitte, che sicuramente voi tutti conoscete, mi ha affidato la cena di fine anno proprio online. Ho gestito 100 dipendenti facendo proprio un corso di cucina, spedendo le box ad ogni destinatario. Quindi immaginate, mi sentivo un elfo di Babbo Natale. Che mi aiutava a spedire, insomma. Quindi devo dire che le box magari non sono il mio business core, perché dobbiamo ricordare che il mio business core sono le box di cucina e i terreni gastronomici in Sicilia, ma di sicuro sono un ottimo link per poter attrarre gente e per avere una continuità anche, no? Perché possono anche riordinare, ci siamo. Quindi nascono gli inviti, nascono le cooking class per i parenti e amici, nascono le gift card, spediamo in Europa e in America. Sì, e allora, come si dice, da cosa nasce cosa, veramente, è il caso di dirlo. Ecco, l'altro aspetto interessante, quello che ci hai raccontato, è il grande valore di quello, del tuo lavoro, di queste cooking box, anche delle ricette online che fai, e il supporto ai piccoli produttori. Che come tu dicevi, tu scegli, selezioni e metti insieme produttori locali che fanno parte anche delle tue vibrato, delle tue esperienze, diciamo, che fai in Sicilia. Quindi, produttori con cui tu hai una forte collaborazione, un rapporto di amicizia, che sono anche la forza che ti aiuta poi a creare queste box. Ecco, raccontaci anche questo aspetto che secondo me è molto importante, perché l'unione fa la forza, noi lo diciamo sempre, il caso di Annalisa credo che sia emblematico, la sua passione, la sua fantasia, la sua resilienza, ma anche la forza di essere giornata. Sicuramente, all'inizio è stato un po' più dai, diamoci una mano, perché vedevo questi, eravamo tutti disperati, i piccoli produttori, il turismo, tutti disperati. E allora ho iniziato a dire, dai, mettiamo un po' insieme le nostre forze e vediamo che cosa viene fuori. Ed è stata una cosa molto bella. Però, subito dopo, trattandosi di un mercato americano, sono apparsi i primi problemi, perché non tutti i piccoli produttori che io adoro sono pronti per esportare in un mercato americano. Che vuol dire? FDA. Ecco, spiegaci meglio, approfondiamo questo discorso che è, credo, molto interessante, visto che l'Italia ha tantissimi piccoli produttori, vedevamo anche con Sauris, e ha un potenziale enorme sul cibo, perché sappiamo che il cibo italiano è il più amato al mondo. Quindi
raccontaci, approfondiamo questo discorso della spedire all'estero, diciamo, delle esportazioni di cibo, quali sono le problematiche? Le problematiche sono tantissime, specialmente se tu vuoi concentrarti sulla qualità e sul piccolo produttore, perché prendiamo, dopo un po' parlavo con un'operatrice americana che adora il miele di ape nera singola. Adesso io conosco due produttori che mi possono fare quanti? 3.000 vasetti, 4.000, quindi capite bene che lo vende già localmente, non ha neanche l'interesse ad andarsi ad adeguare le etichette, ad aprire una posizione FDA per esportare in America. Non è nel suo interesse, costa tanto e quindi la difficoltà maggiore per me e anche per i piccoli produttori è quella che non basta avere il mio FDA number, ma anche il piccolo produttore deve essere adeguato con delle etichette, con delle dichiarazioni, con delle, una, a sua volta un FDA agent in America. Quindi capite bene che questa fetta di prodotti che io avevo, questo paniere che avevo ed ero felicissima, ad un certo punto mi si è stretolato, ho dovuto fare una selezione della selezione. Quindi probabilmente il produttore di ape nera sicura mi può garantire un tot di vasetti per il mercato europeo, ma non ha manco intenzione di adeguarsi al mercato internazionale nel dettaglio d'America. O un vino rovinolato invece che mi fa pure uno special blend dello scrigione palermitano, loro hanno già, si trova proprio in stesso 2011 con tutto il collaboro, loro mi fanno dopo un'etichetta, sono adeguati per esportare in America e non ho avuto problemi e ho continuato a garantire la qualità. Quindi questa è la difficoltà sicuramente, cercare anche di far capire ai piccoli produttori di vedere un pochettino un po' più all'orizzonte, no? Lontano, magari io sono più visionaria di loro, però la verità è proprio questa, che bisogna anche azzardare un attimino e dire, va bene, oggi vendo 10 vasetti da Annalisa, ma magari adeguandomi riesco a farmi diventare gente questi vasetti, ma non è sempre così facile. Ecco, un'altra curiosità che credo io, ma tanti, come hai trovato il tuo food address? Cioè, come hai fatto? Nel senso che non credo che li trovi così su internet, cioè ti viene fuori. Quindi come no, hai fatto? Assolutamente. Intanto perché c'è stata un'amicizia comune, un produttore che già esportava negli States, mi ha detto, guarda, vuoi parlare con questo mio FDA agent. Ovviamente, una volta parlato con l'FDA agent, per la Raschini ci vogliono i dollari. Quindi, FDA agent significa che si prende la responsabilità, parola spicciola, significa un tuo rappresentante in America. Se io mando una bottiglia di olio in America e quest'olio, l'etichetta non va bene, e qua siamo 7-8 ore di fuso orario, l'FDA, che è l'ente di certificazione e controllo, non può venire a chiamare me, non gliene frega come niente, deve interfacciarsi con FDA agent americano, quindi c'è ovviamente un servizio che si paga. Ho dovuto pagare la warehouse, il magazzino, dove li tenevo questi prodotti, perché a monte ho anche fatto una valutazione. Io non posso mettere su un progetto di questa entità. Poi Rita, che sta a New York, si innamora della box e deve aspettare 20 giorni per poter arrivare a sta box. Deve essere immediata. In America è tutto immediato, perché altrimenti non ritornano più. Quindi io ho spedito queste 200 box e stavano in un magazzino, warehouse, dove poi c'era la persona che ad ogni ordine che io giravo impacchettava e mandava a destinazione. Quindi capite l'entità, capite il rischio, capite quanti soldi. Per questo dico continuo a pagare, perché sicuramente non è che ci siamo stati per questa prima volta così tanti grandi utili, ma sicuramente vedete quello che è successo dopo le post, no? Quindi indirettamente ho imparato, so che magari devo spedire e ho spedito dopo attraverso un container, non più un
magari in aerea le signorine in prima class, però insomma si impara dai propri errori e si migliora. Ecco, un'altra cosa che ti volevo chiedere, tu hai una passione sconfinata che si sente in ogni tua parola, c'è tantissimo lavoro, ce l'hai raccontato, tante difficoltà da superare, hai investito anche tanto, hai rischiato molto, hai creato una bellissima collaborazione, ci hai messo tanta fantasia, questi sono tutti i tuoi punti forti di questo modello che hai creato. Ecco, è possibile replicarlo e cosa suggeriresti a chi vuole replicare questo modello e quindi vuole entrare in un'ottica, come hai fatto tu, più ampia, più anche in qualche maniera interattiva, no? Perché tu interagisci alla fine anche a distanza con i tuoi clienti. Anche lì ci sono i pro e contro. Per me con Sicily io ho due figli e la mia terza figlia. E quando qualcuno mi dice ti devi allargare, devi assumere qualcuno, a me viene la febbre. Perché? Perché siccome parliamo di emozioni, di turismo esperienziale, che sia in una box, che sia in un'emozione, non posso rischiare di delegare a qualcuno un qualcosa che non sente come io sento per mia figlia. Quindi il consiglio che io posso dire e dare è: un mio amico americano che è anche un mio cliente, Marcello, mi dice Annalisa, noi siamo, è una small stick di travel, e mi dice noi siamo un ristorantino con 10 tavoli, non possiamo fare che prendiamo i tavoli e pressiamo la gente per avere 20 tavoli, dobbiamo fare 10 tavoli alla volta se li vogliamo fare bene. Allora che cosa dico io? Posso dare un consiglio? Se volete intraprendere, tu mi hai chiesto Rita, è un format replicabile? Sicuramente sì, però solo se sentite dentro di voi, se non considerate le ore di lavoro, se non considerate i sacrifici, i soldi, i figli che a volte fanno più sacrifici di voi, solo se sentite vostra questa cosa come una missione e ci potete mettere tutta l'energia e la passione di questo mondo, sì, è replicabile, però ci dovete sempre mettere il cuore e non dovete mai dimenticarvi che dietro un'esperienza noi non siamo le cassiere di un supermercato e neanche gli impiegati ad un archivio notarile, noi siamo persone che danno emozioni. Se io ho l'influenza la mattina, io non mi posso permettere di cancellare un turno, se ho detto l'influenza, adesso magari fa paura l'influenza, ma magari qualche altra cosa, se zoppico perché ho battuto la piena di una porta, no? Perché noi siamo il volto, quindi se voi vedete un po', no? Il bollino, Annalisa approved, perché così si dice Annalisa Pompeo approved. È perché la gente si fida di te ad un certo punto. Quindi io non posso vendere un tour e mandare Rita, ma non perché non mi chiedi Rita, attenzione, Rita magari lo fa meglio di me, però mi devo assicurare che Rita lo faccia almeno quanto me, con la stessa passione. Tutto qua. Ecco, tu, diciamo, in quello che ci hai detto hai sollevato un argomento, comunque un aspetto che noi portiamo avanti da sempre, cioè il turismo deve essere di qualità, non dobbiamo fare i numeri, non è quello che, almeno non è nel nostro modello, no, di business, nel tuo modello di business, è la qualità, il poter dare se stessi, quindi le esperienze, la passione e tutto quello che c'è anche di professionalità in quello che facciamo. Quindi non rincorriamo i numeri, non rincorriamo diciamo il puro guadagno, ma come diceva giustamente Annalisa, qui si tratta di una missione. È chiaro che poi con questa missione si deve vivere, eh? Non è che stiamo dicendo, però dobbiamo essere coscienti che questo è il nostro obiettivo. Allora io direi che se c'è qualcuno nel pubblico che vuole fare qualche domanda ad Annalisa o vuole approfondire, diciamo, qualche aspetto di quelli che abbiamo affrontato, siamo qui a disposizione. Nel frattempo, ragazzi, volevo condividere con voi l'ultima cosa, il concetto del lusso, no? Il concetto del lusso, certe volte alcune agenzie mi dicono, mi raccomando, questi sono super VIP,
E io all'inizio, è 10 anni ormai che faccio questo lavoro, non mi nego che mi adattavo un po', ok, ma mi pagate lo stesso, pensavo che cambia, comunque lascio VIP, VIP perché sono esponente, ho avuto, che so, gente importante nelle mie cooking class. Ma secondo voi, riflettete su questo punto, cos'è il lusso? No, guardiamo il lusso da diverse prospettive. Il lusso per una persona che ha la governante ogni giorno, no? Che ha trattamenti ogni giorno, che ha una carta di credito illimitata, può fare tutto lo shopping che vuole. Cos'è il lusso per questa persona? Andare a comprare una borsetta? Andare a comprare una Maserati? O mungere una capra? O salire su un albero e raccogliere delle mandorle, schiacciarle su un sasso, mangiarle quando ancora non sono, come si dice in Sicilia, guagliate. Ecco, vedete un altro punto di vista. Per il pastore, che sta 365 giorni l'anno fuori, magari il lusso potrebbe anche essere un bagno turco. Ci siamo, quindi capite che il concetto del lusso, per quello che noi facciamo lusso, ma il lusso è l'esperienza che riusciamo a dare, è l'emozione che riesce ad arrivare ai nostri amici, perché poi non mi viene tanto più di chiamarli clienti, e i soldi vengono in secondo momento, perché prima viene il loro feedback, viene le loro lacrime agli occhi quando io cucino e cuciniamo insieme e mi dicono, magari sono italo-americani, mi dicono questo sapore è lo stesso delle polpette di mia nonna. Per me quello è il mio lusso, di avere fatto vivere l'emozione ad una persona distante magari di 200 anni. Anche lì io ti dovrei dire che se avessi più risorse potrei fare di più. Siccome sono uno e non mi posso clonare, non posso comunque, faccio tutto da me, quindi social media, sono la mia social media manager. Potrei fare di più, dovrei fare di più, non lo faccio, però capisco che quando faccio un video e metto la mia faccia, non so tanto un post. Se tu sei una guida turistica, il consiglio che ti posso dare è fai delle ispezioni, mostrando il tuo viso, perché la gente, ok, una bella foto dà sicuramente una sensazione, però nel mio caso credo che, tra virgolette, il mio successo sia dovuto al fatto che Annalisa ci ha messo la faccia, nel bene e nel male, ma io cucinavo pure in pigiama quando eravamo in pandemia, io bevevo il latte di mattina alle 7 perché facevo una cooking class per gli indiani e friggevo l'aglio, cioè voglio dire, la gente queste cose arrivano, le perci, magari non fai quantità, magari non la fai editata bene, no? Perché non c'è dietro un professionista almeno sempre che ti guida passo passo, ma quelle cose poche che fai sono vere e quindi fai le cose bene, anche se poche però bene. Ecco, non è facile come dicevo prima, prego, grazie per la domanda, non è facile, se io non avessi avuto questa mia community di sole circa 12.000 persone, perché sono Chiara Ferragni. Ci vai molto. 12.000 persone su Facebook, di clienti che mi hanno seguito durante questi anni, qualcuno mi dice, ma questa community ti porta dei soldi direttamente? Perché dai così tanto ai social? Perché indirettamente mi hanno permesso di avere quello che si dice in inglese authority, credibilità. Quindi io potevo per un momento mettere nella borsa un paio di calze o una bottiglia di vino, avrebbero comprato perché il vino di Annalisa fa bene. E quando io mi accorgo, perché sono umana, a volte non dico sono stanca perché devo lavorare, ho dei figli da gestire, magari manco un pochettino nei social, non ci metto la faccia, quando per qualche ragione faccio un video, mi scrivono, era da tempo che non sentivamo la tua voce. Quindi per rispondere alla sua domanda, io dico che il passaparola è sicuramente il metodo più vecchio, ma che funziona sempre di più. E adesso per quello che possiamo, pur
clienti, perché deve essere curata, perché se tu la abbandoni a se stessa, se... i clienti poi si stancano, no? Quindi il mio consiglio è di sicuro fare delle ricerche di mercato. Sicuramente oggi questa è una fiera dedicata al turismo esperienziale, ma ci sono delle fiere dedicate anche al food. Altra problematica è il food di nicchia. Il mio food, non so se qualcuno è familiare con l'America, ma non è che può andare nei grandi discount come Costco, dove vendi cose. Deve andare nella nicchia, perché io già compro da produttori. Io già il costo del produttore, lo devo mettere la mia private label, devo esportare, devo pagare il privilegio, FDA, cioè, quindi immaginatevi che sarà un costo più elevato rispetto a delle sardine della Cantabria che si possono trovare a New York. Ma le mie sardine di Sciacca costeranno sicuramente di più. E devo andare a trovare, quindi quella è la difficoltà, devo andare a trovare quella nicchia che ha prezzi che se paghi 2-3 dollari in più ci sta tutto, perché c'è tutto un giro, tutto un pensiero, insomma. Spero di aver risposto bene. Quello che dicevo, ma non riguarda soltanto le mie box. Adesso siamo pronti nel turismo, ne parlavamo poco fa con Rita, dei nuovi prezzari dei destini del 2023. Allora, alcuni tour operator, la maggior parte, mi chiedono: ah, dammi i nuovi prezzi. Io ho fatto i nuovi prezzi aumentando un po' perché ho avuto degli aumenti. E si sono già lamentati alcuni tour operator, prevalentemente quelli italiani. Quelli americani dicono: no, capiamo benissimo perché c'è stato un calo dei prezzi e noi l'importante è che tu mi garantisca la tua presenza, il tuo stile, il tuo servizio. Quindi siccome noi non stiamo vendendo male, che bene o male, vendiamo un'esperienza, e l'esperienza, almeno io quando viaggio, anche privatamente con i miei figli, non c'è niente di male, ma io non vado a 3 stelle, io voglio vivere un'esperienza anche quando dormo. No? Voglio vivere l'esperienza, se vengo qui a Venezia stasera andremo alla ricerca dei cicchetti, no? Perché io voglio andare a mangiare la parte di mantecato, non me ne vado a McDonald's per risparmiare. Ecco, questo è il concetto di esperienza, di lusso e di non esagerare, perché dobbiamo anche, Maurizio, questa è una cosa che voglio dire, non dobbiamo pensare che i nostri clienti che vengono capiscono niente, perché è gente che ha una cultura, ha viaggiato e sa più di noi, sa di vino, sa di tutto, quindi dobbiamo non inventare niente perché abbiamo tutto. Poi in Sicilia, no? Venite a farci. Sicuramente l'Italia è in genere, dicono, non dobbiamo inventare niente. Ecco, l'importante è saper usare le risorse che abbiamo, saperle proporre nel modo giusto, valorizzarle, perché qui stiamo parlando di valorizzazione e proporle nella maniera giusta, come diceva Annalisa, associarle anche alla persona che le propone, no? Perché io posso comprare magari lo stesso prodotto in posti diversi, ma quando è associato a qualcuno, a un viso, a un'empatia, a un'emozione che trasferisco, quel prodotto avrà tutto un altro sapore. In tutti i sensi, sia che sia frutto di una box o che sia un'esperienza, ha un altro sapore. Io vorrei semplicemente ringraziare tutti i presenti per esservi soffermati e ringraziare la famiglia Tess che mi ha guidato, ha preso per mano, Join Place, ed è veramente bello fare parte di questa famiglia ed essere comunque una vostra portavoce in Italia e all'estero. Grazie. E grazie di avermi ricevuto. Grazie.